nostro cittadino, concittadino, scultore Francesco Costigliola, che ha sempre mostrato nei confronti della comunità bagolese, non solo, una generosità, perché ha sempre dato tutto se stesso, la sua arte, la sua competenza, il suo affetto, il suo amore nei confronti della nostra terra, e questa volta ha voluto, come bagolese, come artista bagolese, a nome suo e a nome della comunità bagolese, realizzare quest'opera, che è un'opera in marmo policromo, quindi un'opera estremamente importante, preziosa, che rappresenta lo stemma di Procida. Quindi non sto a perdere tempo, io leggeremo i due, diciamo, attestati che no, le nostre amministrazioni hanno voluto fare nei confronti di Francesco, poi sveleremo lo stemma, ci sarà questo momento musicale e poi daremo la parola ai sindaci, allo scultore, ai sindaci. Comune di Bacoli, l'amministrazione comunale di Bacoli, a nome di tutta la comunità bacolese, elogia e ringrazia il maestro scultore Francesco Costigliola per aver realizzato e donato a suo nome e della comunità tutta un pregevole stemma in marmo policromo del comune di Procida, che oggi, 12 marzo 2022, viene solennemente inaugurato e presentato alla comunità procidana nell'anno di Procida Capitale Italiana della Cultura. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo Della Ragione. La pace e la fratellanza tra i popoli sono le ricchezze più grandi che un amministratore possa desiderare per sé e per i propri concittadini. Nell'ottica del legame forte che ci lega alla città di Bacoli, vogliamo oggi celebrare l'artista e maestro Francesco Costigliola per averci donato il pregevole e imponente stemma in marmo del nostro comune. Procida e i suoi concittadini ringraziano il maestro. Grazie. Un attimo. Aspetta. Vai.